molto volentieri, come sempre a Todi. Io non voglio rubare tempo ad un fine pomeriggio che sarà sicuramente interessante. Per la verità lo sono state molte occasioni di incontro di questo Todi Festival. Ci fa piacere pensare che sia un modo per contribuire anche alle sorti più ampie della nostra città, insomma, per contribuire ad un dibattito nel Paese. E devo dire che il tema di questa sera, che ho colto, sperando di non sbagliare, dal titolo, mi sembra davvero un ottimo punto di riflessione. Entrerei subito nel merito delle cose, e lasciando la parola, dicendo solo che a me ha colpito il fatto che si parli di un qualcosa già avvenuto per parlare del nostro futuro. E è un esercizio che mi sembra che questo Paese stia facendo molto poco ultimamente. E l'altra cosa che mi veniva in mente è considerare il ruolo e la forza delle minoranze e della minoranza in un Paese dove ormai la politica rifugge dal coraggio di essere minoranza qualche volta, no? E rimane invece legata alla logica della vittoria, del voto in più, insomma. In un Paese che scambia sempre più spesso la politica per una partita di pallone, insomma, che non è. Queste due tifoserie che ormai non sanno più nemmeno bene perché tifino per una squadra piuttosto che per un'altra, insomma, si sono persi i contenuti. Quindi questa sera molto volentieri ascolteremo dei contenuti che ci fanno molto bene. Quindi era solo una breve considerazione, ma soprattutto un saluto e anche un segno di riconoscenza della città, perché ci fa come comunità davvero bene poter affrontare queste cose insieme. Grazie. Grazie a te, grazie. E allora, buonasera a tutti. Io mi presento, sono Alessio Falconio, il direttore di Radio Radicale, e sono davvero onorato dell'invito del sindaco e a condurre questa intervista con Fausto Bertinotti, che insomma, come diceva il sindaco, rappresenta una minoranza con contenuti, con una densità di contenuti che il momento politico attuale un po' fatica a riprodurre, se si pensa alla situazione, diciamo, alle forze rappresentate in Parlamento, che se ne pensi poi dei contenuti, ovviamente. Allora, Presidente Bertinotti, partiamo da questo. È una consolazione considerarsi dei vinti giusti in questo momento, oppure rischia di essere invece un alibi per lasciare spazio a chi invece vince sulla base però di pochi contenuti, come diceva il sindaco, sulla base di un approccio quasi calcistico alla politica, curva nord e curva sud? Buonasera, grazie davvero per essere qui in questo incontro, grazie al sindaco e al direttore. Grazie in particolare perché già il titolo dell'incontro, diciamo, non è quello che promuove più facilmente un interesse. Ha persino un qualche problema quando discutevamo con Silvano Spada per decidere la titolazione dell'incontro, che così abbiamo scelto. Eravamo consapevoli di usare un titolo, diciamo, molto allusivo e poco significativo. Adesso il direttore faceva una domanda che consente una prima precisazione. I vinti giusti a cui si può attingere non sono i vinti del presente. Intanto perché i vinti del presente non si sa se sono giusti. Troppo presto. È troppo presto. E poi perché possono definirsi giusti devono essere molto importanti. Non è una questione di gerarchia, è una questione di quello che trasmetti. Cioè per vinto è facile da definire, giusto è molto difficile da definire. Il vinto giusto vuol dire che ha in qualche modo lasciato alla storia un compito
irrealizzato. Il vinto giusto è quello che ha annunciato. Si potrebbe dire che il vinto giusto è un profeta disarmato, anzi è un profeta che è stato disarmato. Cioè, potrebbe anche non avere voluto essere disarmato in partenza, ma in ogni caso è stato fatto prigioniero disarmato. E cioè il vinto giusto è un profeta nel senso che ha manifestato una idea del mondo per cui si è battuto e che non è riuscito a realizzare. Quell'elemento resta come un deposito. Perciò, ci torniamo su questo elemento, non si può parlare in termini di attualità. Per esempio, chi vi parla è vinto, perché ha perso, ma che sia giusto, intanto è opinabile. Sicuramente non lo è in quel termine, nel senso appunto, ma non c'è nessuna civetteria, nel senso profetico. Cioè, a meno del fenomeno di fede, a meno del fenomeno di fede, cioè se si potesse parlare di Gesù Cristo come uomo, non come uomo e Dio, secondo la lettura cristiana, ma solo come uomo, secondo una lettura storica priva di fede e di religione, si potrebbe dire che è il più conosciuto dei vinti giusti, nel senso che gli toccò, ripeto, se si potesse operare la scissione, gli toccò la morte più obbrobriosa, più insultante, quella della croce, proprio per aver manifestato di fronte al suo giudice, cioè a Pilato, un atteggiamento di non riconoscimento del potere. Io non ti rispondo per due ragioni. Primo, perché il mio discorso ti va oltre, ti prescinde e ti trascende, quindi non, io posso parlare di un altro regno, tu mi stai parlando di un regno che non mi interessa. Secondo, non ti rispondo perché tu sei un potere che io non riconosco. Ed è evidente, cioè, come dire, il messaggio assolutamente sconvolgente di queste cose, ma potremmo parlare per ora. E possiamo accettarlo, no? Secondo la formula crociana non possiamo non dirci cristiani, possiamo dire che evidentemente c'era lì il messaggio di un'altra umanità, che questo fosse il regno di Dio o no, dipende dai rapporti di fede che ognuno di noi ha, ma che quel messaggio fosse in nome di un altro mondo non c'è dubbio. La sua crocifissione, la sua morte segna la sconfitta sul terreno mondano, sul terreno dell'uomo, quello è un vinto giusto. E potremmo venire su così, quindi richiesta una densità di profezia per poter parlare dei vinti giusti. Questo sono me. Oggi invece ci sono dei vinti e dei vincitori. Se non che i vincitori, secondo me, non stanno sulla scena della politica. Cioè? Cioè, sulla politica sono tutti vinti. Allora, la politica è oggi, come diceva il nostro sindaco, è la conquista del governo. Io credo di essere preciso in questo, non dico una formula sbagliata. No? Noi da 25 anni, 30 anni, abbiamo messo al centro della politica, o abbiamo assistito, l'abbiamo messo al centro della politica, una cosa che si chiama governabilità. La politica risponde al tema della governabilità e dunque alla domanda di chi deve governare. La competizione elettorale è fatta perché si determini chi governa. Se chi pensa come me ritiene che ormai sia persino irrilevante sostenere per cosa vuoi governare, perché è troppo importante sapere chi governa. Per cui la competizione è sostanzialmente una competizione senza grandi discriminanti programmatiche. E poi, anche se quando ci sono, una volta che hai vinto scompaiono. Facciamo un caso. Hollande ha vinto le elezioni in Francia con una formula che in Italia non si conosce, per cui spesso si... In Francia c'è tutto quello che i riformatori costituzionali vorrebbero in Italia, no? Cioè, facciamo conto, ci trasferiamo in Francia ed è tutto fatto, tutta questa fatica, Senato, la Camera, c'è già, no? Il modello francese risolve questo problema. Cosa vogliono i riformatori italiani? Che alla sera delle elezioni si sappia chi governa.
in Francia la sera delle elezioni si sa chi governa. Si vuole la stabilità. In Francia, una volta che è eletto il Presidente della Repubblica forma il governo, se non gli piace questo governo lo cambia, come ha cambiato poco fa il Presidente del Consiglio, la continuità è assolutamente garantita. Infine c'è un sistema per cui le leggi si fanno rapidamente, come si vorrebbe in Italia. Dunque, basta valicare il confine e abbiamo un buon sistema elettorale, come piacerebbe. In più, sempre ci sono i partiti. In Italia ci sono e non ci sono, si discute se ci siano o non ci siano. Ah, lì ci sono, appartengono alle famiglie classiche. C'è una formazione di sinistra, il Partito Socialista, c'è una posizione di centro-sinistra, c'è una posizione di centrodestra, l'UMP, c'è una formazione di estrema destra e populista, che è il partito di Le Pen. Si fanno le elezioni, i socialisti vincono le elezioni, il Presidente della Repubblica è socialista, forma il governo, governa. Socialisti. L'altro ieri il Presidente del Consiglio nominato da Hollande va all'Assemblea della Confindustria e ottiene una standing ovation. Tutti i padroni si alzano in piedi e lo acclamano, perché il capo del governo socialista ha detto: io amo l'impresa. C'è bisogno di essere socialisti? No. Non c'è nessun bisogno. Ma si sapeva prima delle elezioni? No. Qua la domanda però mi scappa proprio, è una parentesi, ma qualcuno ha anche evocato un paragone tra lei e Montebourg. E davvero, come scrivono Giavazzi e Alesina oggi sul Corriere a proposito di Francia, anche la sinistra francese ha scoperto che il liberismo è di sinistra? Ma pure questo che stavo dicendo, ma non quella francese, il punto è che non c'è più la destra e la sinistra. Sulla scena della politica, di governo, sono preciso, non delle intenzioni, delle vocazioni, delle culture, che ognuno è libero. Ci sto parlando una volta al governo, oggi, una volta al governo fanno tutti le stesse politiche. Le politiche di austerity l'hanno fatte tutti. Cioè, lei dice il fiscal compact da un programma obbligato per tutti. Ma perché? Perché appunto, in questo senso, hanno perso tutti. Perché la domanda non è: adesso abbiamo fatto le elezioni, chi fa il Presidente del Consiglio? Perché questa domanda ha una risposta. Il problema, la domanda è: questo Presidente del Consiglio che io ho eletto ha la facoltà di decidere una politica? No. No. Perché, come ha detto 3 giorni fa Draghi, che è una persona intelligente, colta e onesta, soltanto che ha un'idea dello soltanto che non che fa quella, il politico, diciamo. Che in fa, teoria che, non fa il... che non abbiamo eletto noi. Abbiamo eletto noi? No. Cosa ha detto? Se i governi non fanno le politiche che io chiedo, noi chiediamo al governo di cedere la loro sovranità perché le facciamo noi. Il mio nonno contadino dicevi: o mangi questa minestra o salti dalla finestra. A decidere le politiche sono in realtà coloro che noi non eleggiamo. La Banca Centrale Europea è il suo massimo dirigente, la Troica Europea, cioè la Commissione, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Centrale, che decidono le politiche e che decidono l'ambito entro cui si fanno le politiche. È scritto nello statuto ormai, con il fiscal compact. L'Italia ha messo nella Costituzione, con l'articolo 81, il principio della parità di bilancio, che è una cosa che in altri tempi avrebbe sollevato la rivolta della politica, perché capite bene che è una sottrazione di sovranità. Cioè, tu hai una famiglia, hai un bilancio. Se ti dicessero che non puoi fare un mutuo, cosa penseresti della tua facoltà? E invece tu pensi che sia buono fare un mutuo, per esempio, per comprarti una casa, perché tasse a parte, pensi che questo ti dia una qualche sicurezza e magari la lasci anche ai tuoi figli. E fai un mutuo, cioè fai un debito, ma fai un debito che è un investimento sociale a tuo favore o no? Sta nel tuo discernimento farlo o non farlo, cioè calcolare se avrai la possibilità di pagare il mutuo, come effettuarlo, che vantaggio ti dà o no. Questa è una tua libera scelta. Lo stesso per uno Stato. Puoi fare un debito oppure no, a seconda di cosa fai. Se devi investire in scuola, formazione, può essere che sia utile che fai un debito adesso per avere un vantaggio domani.
Se scrivi in Costituzione che non lo puoi fare, tu hai ridotto la politica a un puro esercizio amministrativo. È chiaro il punto. In questo senso hanno perso. Hanno perso perché, anche se vinci le elezioni, hai perso contro i poteri che decidono la sorte del tuo paese, indipendentemente dal fatto che tu abbia vinto o perso le elezioni, perché c'è un potere sovraordinatore che decide lui le sostanze. Se... la politica che ha fatto determinate scelte comunque, Fiscal Compact che è passato in appunto. Parlamento, anche se con, ricordo allora ero cronista parlamentare, ci fu una votazione a Montecitorio nel silenzio mediatico. Hai ragione, ma appunto il fatto che uno si sia suicidato non può voler dire che ha vinto, è sempre morto. Cioè, è vero che non l'ha ucciso un altro, ma insomma è morto lui. Questo però è un punto cardine, secondo me, in Europa, mentre in altre parti del mondo la politica ha ancora una sovranità, penso a tutto il continente sudamericano, se vince la Kirchner o perde in Argentina, si decide dell'indirizzo di politica economica del governo argentino, se fa la svalutazione o non la fa, se decide di indebitarsi o di non indebitarsi. Se decide di fare una politica per le esportazioni oppure di non farla, come si vede negli scontri che ci sono, è una cosa. In Europa non si può, persino negli Stati Uniti d'America si può, nel senso che se tu scegli Obama contro i conservatori, scegli uno che fa una politica sanitaria che gli altri non farebbero. I miei amici di Occupy Wall Street dicono che scegliere di votare tra repubblicani e democratici è come scegliere di bere la Coca-Cola piuttosto che la Pepsi-Cola, cioè che non ci sarebbe una grande differenza. E hanno ragione. Ma qui c'è solo la Coca-Cola, però. Insomma, l'Europa che era il luogo dove la politica, non sto dicendo questo o quella, sto dicendo la politica, è stata la più alta manifestazione della sovranità, si pensi alla Costituzione italiana, ma anche a quella francese, si pensi a cosa sono state certe stagioni della vicenda pubblica europea, cioè l'Europa è stata l'Europa della politica nel secondo dopoguerra, i grandi partiti di massa, i sindacati, la formazione di classe dirigenti che avevano questi profili costruiti sull'esperienza, erano stati prima sindaco, segretario di federazione, della Lega, sindacalista, poi consigliere comunale, poi erano passati, era diventato parlamentare, ma era anche, eccetera. E i partiti erano questo tessuto connettivo, per cui il sindaco non si sentiva mai solo, magari doveva rompersi l'anima, andare in sezione a litigare con i compagni perché il provvedimento che aveva preso non piaceva, cioè, però eri dentro un quadro di una comunità viva che contribuiva alla formazione delle decisioni e era significativo. Ma adesso chiamiamo testimonianza del sindaco, persino il sindaco di una città che pure costituisce, secondo me, oggi ancora il punto più democratico esistente al paese, cioè il sindaco è l'ultimo terminale democratico di cui despiniamo, dal sindaco in su non si capisce più niente, ma fino al sindaco ancora ci arrivi. Però vogliamo facciamo finta di interrogarlo e proviamo a immaginare noi, senza fargli dire le risposte, se sulla base dei limiti che gli vengono posti di bilancio, del patto di stabilità e dei vincoli che a cascata dal centro fino alla periferia, alle periferie gli arrivano, lui come sindaco è così in grado di fare delle scelte diverse da quelle che è obbligato a fare. Presidente, però è il sindaco, figurarsi, certo. Il presidente del Consiglio. Però a me viene anche da, oltre da giornalista, da giornalista radicale, da pensare che l'Europa si trova in queste condizioni, si trova in queste condizioni perché ha tradito e ha mollato, a partire dall'Italia, dai grandi partiti, anzi dai partiti di massa italiani, grossi più che grandi, perché tali si sono dimostrati, il manifesto di Ventotene, di Spinelli e Rossi, e
perché quella era un'altra Europa, è ancora un'altra Europa possibile, un'Europa politica, è il sogno di alcuni grandi personaggi che su un'isola in confino immaginano il futuro che ancora deve per noi arrivare. È ancora potenziale o no questo? Ecco, a proposito dei vinti giusti, quelli sono vinti giusti, non c'è dubbio, no? Beh, magari speriamo che non siano vinti, perché no, possono ancora diventare oggi vincitori. Domani chissà, ma oggi sono vinti. Cioè, il manifesto di Ventotene è, diciamo, quasi il contrario dell'Europa reale. Certo. Quasi il contrario. Quindi ad oggi sono vinti, domani chissà. Ma domani chissà anche per altri importanti. In ogni caso, in questo senso, ecco, arriviamo al tema. Qual è la suggestione del vinto giusto? Abbiamo detto prima che c'è una visione profetica, anche qui in questo caso c'è una visione profetica. Quando non si realizza, e dunque quello è vinto, delle due l'una: o il suo essere vinto lo cancella dalla storia, cioè è come se non fosse mai esistito, no? Si produce una vendetta della storia, per cui non c'è più. Oppure invece, alla condizione che tu lo sai richiamare in vita, avviene la resurrezione. Fuori di metafora, qual è il problema? Se ricominciasse un'esperienza di popoli, di iniziativa, di partecipazione, di lotta politica dal basso, persino di costruzione di un processo costituente, di un'Europa democratica dal basso, l'uso di referendum, le formule che voi conoscete benissimo, questi vinti giusti tornerebbero tra noi, capisci? Tornerebbero tra noi, perché quel messaggio che allora, per responsabilità molteplici, non si realizzò, non ha perso oggi la sua carica profetica. Anzi, se parlassimo astrattamente, cioè se parlassimo senza questo Moloch che ci domina, scusate, invece che a governarci la Banca Centrale e la Troika, non sarebbe ragionevole semplicemente che ci governasse in Europa un governo eletto da tutti gli europei? Non sarebbe ragionevole che, visto che ci viene imposto la parità di bilancio, un Parlamento da noi eletto decidesse le politiche di bilancio e le politiche fiscali per i diversi paesi europei? Se scrivi con l'accordo di Maastricht che tu devi rispettare un deficit e un deficit che non supera il 3% annuo e un debito che non supera il 60%, perché non puoi scrivere che la disoccupazione non può superare il 5%? Cioè, perché tu, paese, vieni penalizzato anche con una multa se superi il 3% del debito, e non c'è nessuna invece idea che debba essere punito se supera l'x% di disoccupazione? Non è più grave avere la disoccupazione che avere il deficit del 3%. Perché? Perché questi signori mettono nel trattato che non puoi superare il deficit e non mettono che non puoi superare un tasso di disoccupazione? No, tra l'altro, a proposito di questo, usiamo il termine spread, di questo spread che ci separa dal resto di altri paesi, ne abbiamo parlato tante volte con lei, ma è quanto mai importante lo spread che ci separa sul piano del rispetto della legge. Si pensi alle condanne che vengono dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul fronte dei detenuti, delle carceri, della giustizia. È uno spread che non produce sanzioni. Esattamente, è questo, esattamente. Cioè, noi l'Europa dimostra, attraverso l'uso delle sanzioni per una materia e non per un'altra, qual è la sua gerarchia dei valori. Cioè, se io ti metto in galera perché hai ucciso, capisco che il reato che proprio ti colpisce è la distruzione della vita umana. Se io ti metto in carcere, diciamo, perché vai in giro nudo, capisco che questo è un elemento che ti pesa molto.
Se invece io non solo non ti punisco, ma non ti do neanche un'ammenda, se tu passi col rosso, vuol dire che penso che quello sia ammissibile, no? Quindi è un criterio di gerarchia di valori. Allora, se la magistratura europea punisce degli stati, come tu dici, se supera il deficit, ma non li punisce se ha un alto tasso di disoccupazione, oppure se addirittura ha delle carceri dove si perpetua la tortura, che pure non è punibile perché in Italia non c'è il reato di tortura, ma c'è il fatto della tortura, vuol dire che tu sei un'Europa così, che ha un'idea della civiltà in cui i valori macroeconomici sono al centro della tua attenzione. La tua civiltà è fatto di merce, competitività e concorrenza. E invece la dignità della persona, il valore della persona, il futuro occupazionale, questo è dipendente. Dipende. Se l'economia va bene c'è, se l'economia va male non c'è. In altre parole, ci sono dei diritti che sono degli optional, possono esserci o non esserci. La civiltà si riconosce quando un diritto è accessibile a tutti. Quando invece ci sono dei diritti, come per esempio quello della dignità della persona per tutte quelle che stanno su questo suolo, che stiano qui o in carcere, ci sono dei problemi di dignità della persona che non possono essere offesi. Così come c'è un diritto. La Costituzione italiana parla di Repubblica fondata sul lavoro e c'è un'idea in cui il lavoro è un diritto. Ma guardate che fino a qualche tempo fa si insegnava così nell'università italiana. Uno dei più grandi economisti, peraltro non di scuola marxista, Federico Caffè, grande economista, grande educatore, ha sostenuto, ha insegnato per generazioni, compreso all'attuale presidente della Banca Centrale Europea, che era suo allievo, ha spiegato che il lavoro è un diritto e siccome è un diritto c'è una cosa che si chiama Stato che deve essere un occupatore in ultima istanza. Cioè diceva Caffè, se tu non hai lavoro, io Stato te lo devo trovare, non si scappa. Keynes usava una formula che fu usata poi provocatoriamente contro di lui, diceva piuttosto che avere un disoccupato, meglio far scavare a uno le buche e poi riempirle il giorno dopo. Perché non c'è niente di peggio che la sottrazione di una persona permanentemente al diritto al lavoro. Ecco, questi elementi che per un lungo periodo hanno fatto parte della civiltà europea, oggi sono totalmente negati da una struttura, da una condizione, da una cultura che secondo me ha ucciso la politica. Cioè, il punto torna lì. La politica è stata uccisa perché ha perso la sua autonomia. La politica è un potere tra i poteri. Quando è autonoma è in grado di definire un progetto, un tempo si chiamava programmazione, vero? Di definire un progetto. Questo progetto può litigare con il mercato, con i poteri finanziari, con i singoli imprenditori, può litigare, ma deve avere un'idea, un progetto. Quello che oggi è veramente drammatico è che questo progetto non c'è più in ragione del fatto che noi viviamo, so di dire una cosa pesante, noi viviamo in paesi apparentemente democratici, in realtà ademocratici, cioè senza democrazia. Questo è il punto chiave. Il punto chiave della vicenda attuale dell'Europa è il mantenimento di un'apparenza della democrazia, secondo cui tu voti, hai il diritto alla parola, puoi scrivere, ma le decisioni non appartengono più alla sovranità popolare. Le decisioni sono trasmigrate altrove, per cui questo esercizio apparentemente democratico è in realtà un esercizio vuoto. Questo fa sì che, e non è una giustificazione, che nascono i populismi. I populismi nascono dalla frustrazione, che poi naturalmente viene utilizzata, strumentalizzata, ma questo è un altro discorso, però nascono dalla frustrazione di sentirti impotente. E in luogo del conflitto classico, che era il conflitto tra destra e sinistra, tra progressisti e conservatori, che è stato il cuore della democrazia, si sostituisce una, in democrazia negata, si sostituisce un altro conflitto.
quello del basso contro l'alto della società, quello del conflitto del popolo contro le élite, che è la cosa che si manifesta ormai clamorosamente in Europa con l'astensione dal voto e con il voto, chiamatelo come volete, di protesta, populista, lo dico col pieno rispetto di chi vota così, non c'è, ma che è appunto un voto di opposizione al sistema politico. È la ragione per cui nessuno può credere che il Front National in Francia arriva quasi a sfiorare il 30% e tutti siano aderenti alle tesi xenofobe di Le Pen. Non è vero. Se voi guardate i flussi elettorali vedrete che addirittura in zone tradizionalmente della sinistra popolare lì c'è stata una trasmigrazione di voto verso Le Pen, perché è un voto contro il sistema, è un voto, diciamo, di chi, e se andate nelle zone più impoverite, zone deindustrializzate dove c'erano grandi tradizioni industriali, hanno perso occupazione, sono diventate zone povere come tutta l'altra Francia, vedete che il flusso è questo. Allora, la politica muore se il conflitto è tra l'alto e il basso della società, perché la politica vive quando invece sono in campo una possibilità di scegliere tra opzioni diverse, ripeto, tra opzioni di società diverse. C'è stato il tempo in cui lo scontro era tra capitalismo e socialismo, e beh, è il punto alto e drammatico della politica. Ma se non c'è neanche quello tra destra e sinistra, proprio non c'è niente. Quindi occorre ridefinire anche però un programma, perché evidentemente... Ah, certo. E a tal proposito, noi ci siamo sentiti per telefono una sera per discutere di un pezzo che poi sarebbe uscito il giorno dopo, un pezzo a firma Fausto Bertinotti sul quotidiano Cronache del Garantista, che si rivolgeva a Marco Pannella in un momento in cui ha reso nota la propria malattia, che però non lo toglie affatto, dall'attività politica, dalla militanza, dalla lotta politica. E che cosa ha scritto Fausto Bertinotti in questo articolo? Tra l'altro, marxisti e liberali si sfidavano sul destino dell'uomo e della polis. Oggi, dopo la grande sconfitta del movimento operaio, gli eredi di quelle tradizioni sono chiamati a drastici ripensamenti e persino a mescolarsi. Si riparte da qui? Ma io credo di sì. Vedete come torna la questione dello sguardo del vinto giusto? Nel Novecento, adesso prima abbiamo fatto, siamo andati persino a Cristo, ma nel Novecento, contro i totalitarismi, in realtà ci sono state queste tre sostanzialmente grandi culture. Una quella che proveniva dal cristianesimo politico, cioè dalla dottrina sociale cattolica e poi dalla formazione delle grandi organizzazioni politiche del mondo cattolico, i partiti e i sindacati, una tradizione, e poi due grandi tradizioni, diciamo, laiche. Una liberale e un movimento operaio, diciamo, di origine marxista. Queste sono state le tre grandi culture. La mia opinione è che se passiamo dalle persone alle culture, potremmo chiamare queste tre grandi tradizioni i vinti giusti, se appunto facciamo uno slittamento dalle persone alle culture. Per ciò che riguarda il cattolicesimo, basta ascoltare le parole del pontefice per verificare il fondamento di questo considerarsi sconfitto, no? Le parole che usa quotidianamente e che secondo me gli stanno guadagnando il consenso e l'attenzione anche di mondi lontani dal mondo cattolico, è che davvero sembra di assistere alla presenza sulla scena del mondo di una parola profetica. Cioè, il pontefice sembra avere riacquistato, delle tre grandi componenti, sembra essere l'unica che ha riacquistato una vitalità. Non casualmente, ma qui non voglio parlare di questioni troppo delicate, non casualmente nasce da un atto rivoluzionario, cioè dalle imprevedibili dimissioni di un Papa. Fin tanto che non è avvenuta, nessuno poteva immaginare che un Papa si potesse dimettere.
l'operazione di rottura realizzata da Benedetto XVI ha consentito che si producesse questa grandissima innovazione, come il Papa stesso ha detto, di un uomo che viene chiamato dall'altro mondo. Le parole che usa sono indicative di una sconfitta, del resto più volte hanno persino dichiarato. La terza guerra mondiale, il mondo fondato sull'egoismo, il mondo fondato sulla divinità del denaro, la connessione tra la guerra e i produttori di armi, sono appunto le parole di un pontefice che, se si può dire così, prende il toro per le corna e non lo sa mezzi riapre appunto il capitolo della restituzione della parola ai vinti giusti. Le altre due culture sotto scacco, naturalmente io non sto parlando delle singole persone, in quell'articolo che feci per un atto di riconoscimento oltre che di affetto del ruolo che esercita Marco Pannella, indubbiamente c'è in Marco, come anche in molti militanti del movimento operaio, delle esperienze particolarmente significative, costruite sulla solidarietà, sulla creazione di esperienze di particolare valore, di realizzazione mercantile, di capacità di resistenza anche alle forme di dominio. Ho presente gli operai che hanno subito il licenziamento a Pomigliano per aver tenuto la schiena diritta contro Marchionne. Insomma, so bene che dell'una e dell'altra tradizione esistono forme di resistenza e di riappropriazione, ma io sto parlando invece delle grandi culture e quindi delle espressioni in grandi soggettività. È evidente, secondo me è evidente, che oggi noi assistiamo a una desertificazione della politica. Desertificazione tanto che in un qualsiasi dibattito parlamentare è difficilissimo rintracciare le tradizioni di queste culture. È vero? Difficilissimo. Oggi in un qualsiasi dibattito parlamentare, dove sta la cultura liberale, dove sta la cultura di origine marxista, non sapresti dirlo. Perché? Perché i nuovi soggetti che stanno sulla scena hanno cambiato la loro natura. Hanno cambiato la loro natura e sono rivolte non a realizzare una idea di società, ma a guadagnare una posizione di governo. La politica si è ridotta a questo rango, alla competizione per governare. Chi arriva? Chi vince? E si è, come dire, banalizzata la vicenda politica. È come una gara sportiva, conta chi vince. Il domani non è riscontrabile nella battaglia per vincere o perdere. Il domani appartiene a un altro campo. Ora, di fronte a una sconfitta così bruciante, io credo che nessuno di noi possa, come dire, quand'anche avesse forti nostalgie, pensare di ritornare al passato. Cioè non è che noi possiamo pensare di costruire, che so io, il Partito Liberale, che pure non c'è mai stato, ma il Partito Liberale di massa, o il Partito Comunista o Socialista. No. Questa ipotesi è impraticabile perché il Novecento è finito, in questo senso vinti giusti. Nel Novecento avevano avanzato delle suggestioni che potevano realizzarsi, infatti sono andate vicine a realizzarsi qualche volta. Ma quando quel mondo finisce, ed è finito, perché è cambiata la scena, è cambiata l'economia del mondo, è cambiata la tecnologia, è cambiata la scienza, è cambiata la comunicazione. Pensate soltanto banalmente a come comunichiamo oggi diversamente da ieri, a come i luoghi di ieri erano luoghi in cui ti interfacciavi, parlavi guardandoti nel volto, e le comunicazioni prevalenti di oggi sono immateriali e virtuali con interlocutori che non vedi. Ora, per chiunque abbia una qualche dimestichezza con lo studio delle comunicazioni, è una rivoluzione o una controrivoluzione, come volete, di proporzioni gigantesche. Cioè che cambia la testa della gente. Tu non puoi pensare
di twittare per 4 ore e non essere condizionato nelle modalità di comunicazione da questa nuova lingua che ti si sta producendo, anche nelle relazioni di socialità. Senza parlare che ieri sera stavo con uno dei maggiori studiosi e scienziati italiani, con qualche brivido l'ho sentito dire che, beh, insomma, non è così ormai fuori dalla portata poter progettare un essere umano e stabilire se lo vorrei con gli occhi azzurri piuttosto che scuri, con una taglia piuttosto che un'altra, insomma, grosso modo come si comprerebbe un vestito. Ripeto, ci può essere una qualche forzatura, però va bene prendere questa forzatura per dire in che orizzonte ci stiamo collocando. Noi tutti siamo con i piedi dentro di un mondo, che quello conosciamo, e con un piede in un mondo che fuoriesce totalmente dal nostro quadro di relazioni di conoscenza. Dunque, la politica non può tornare a ieri. Io sono cresciuto con il lavoro di sezione della Lega, con il rapporto diretto, con il comizio, credo che abbia fatto migliaia di ore di comizi, e non saprei immaginare la politica diversamente. E anzi, penso, come per tutti gli strumenti, che alcune di queste forme sono destinate a essere rivitalizzate. Così come la stampa nei confronti della radio, così come la radio nei confronti della televisione, così come la televisione nei confronti di internet, c'è sempre una possibilità di rimodellamento. Ma sei entrato in una nuova scena. Questa nuova scena chiede una rifondazione delle grandi visioni del mondo. Delle grandi visioni del mondo. La sinistra che io ho conosciuto, se devi riassumere, mi chiedi, se a me chiedi, ma per te cos'è la sinistra? Per me la sinistra è la lotta per l'eguaglianza. La sinistra pensa che sia possibile raggiungere l'eguaglianza tra gli uomini. Non l'eguaglianza dell'opportunità, che è una banalità. No, l'eguaglianza. Questa cosa, che per me è importantissima, e che ovviamente è legata all'idea di un soggetto che possa conquistarla questa eguaglianza, altrimenti come fai? Cioè, come nasce l'idea di proletari di tutto il mondo unitevi? Nasce perché proletari di tutto il mondo unitevi, voi che siete senza potere, conquisterete il potere per farci tutti uguali. È vero, il proletariato, liberando se stesso, libererà l'intera umanità. Quella cosa lì, indipendentemente dai 100 errori, è finita con una sconfitta. È il mondo a cui io appartengo, io appartengo a questo mondo. Questo mondo è stato sconfitto dalla falsificazione della sua tesi, crollo dell'Unione Sovietica, e da un cambiamento della scena del mondo che possiamo chiamare globalizzazione e capitalismo finanziario globale. Nel momento in cui questa scena viene cambiata, io penso che la cultura liberale, che è stata attenta più di me dalla mia cultura all'individuo, cioè alla difesa dei diritti dell'individuo e della persona contro tutto, il potere economico ma anche lo Stato, questa cultura è indispensabile per intraprendere il nuovo cammino di liberazione. Cioè, io adesso ve la dico grossolanamente, vi chiedo scusa, ma io appartengo a una cultura, certo faccio fatica a dirlo, che ha pensato che si potessero comprimere, almeno per un certo periodo, dei diritti individuali in nome di una causa di liberazione, va bene? Per cui, vabbè, se dobbiamo in un certo periodo mettere la mordacchia al dissenso, vabbè, ragazzi miei, la rivoluzione, no? un grande comunista italiano disse una frase terribile, disse: ma lei tra la verità e la rivoluzione cosa sceglie? E lui rispose: la rivoluzione è la verità, che è una formula rovesciata rispetto a quella di Gramsci, che diceva la verità è rivoluzionaria. Però non casualmente la formula di Gramsci la dice prima di andare in carcere,
e la formula successiva è quella di un mondo che sembrava conquistabile dal comunismo. Chiaro? Quindi, la mia storia, che è una storia grande, grande e terribile, ma grande, ha pensato che si potesse comprendere. Adesso non sto a dire, ma a me non più, è irrilevante. Quella storia ha accettato la compressione, ma adesso la dico in termini tragici, ma perché? Ma l'intellettualità europea tra il 45 e il 50 è stata quasi tutto comunista. L'intellettualità, Jean-Paul Sartre, Gide, Camus, per parlare dei francesi, Italia tutti, tutti i registi del neorealismo, i principali cattedratici italiani, i grandi scrittori, le case editrici, no? Beh, adesso non mi dite per favore che non si sapeva niente di cosa accadeva nell'Unione Sovietica e che bisognava attendere il 56 o Praga. È che in realtà c'è una frase di Sartre, cioè appunto se uno cita un comunista dice vabbè, no, prendiamo Sartre, cioè il maggiore teorico europeo dell'esistenzialismo, va bene? Quello che ha scritto i libri più drammatici e alti sul valore della persona e dell'esperienza della persona, quando Camus gli dice ma scusa, ma tu difendi l'Unione Sovietica, ma come fai a difenderla con i processi barbarici che vengono fatti contro i suoi dissensi interni? Voi vi ricordate cosa rispose Sartre? Stiamo parlando di Sartre, insisto. Rispose, io difendo l'Unione Sovietica pour ne pas désespérer Biancourt, per non introdurre una disperazione negli operai delle grandi fabbriche francesi, che devono poter, questo lo aggiungo io, alimentarsi di un mito, il mito dell'Unione Sovietica. Se io gli tolgo il mito, quelli cadono nella disperazione. Quindi, non questo o quello, diciamo, nella mia parte c'è dentro questa, come dire, devoluzione in nome della causa di diritti individuali. Io penso che la cultura liberale, che secondo me ha altre cose da farsi perdonarsi, per esempio la complicità con i meccanismi di accumulazione capitalistica che sono stati spesso letti, diciamo così, acriticamente, tuttavia ha in maniera feconda difeso prima, scoperto poi e rivalutato poi il diritto individuale come incomprimibile. E anche alcune vicende che a me sembravano, diciamo così, quasi un lusso, che so io, i diritti di un popolo quasi sconosciuto che subiva un'oppressione, oppure le parole del Dalai Lama, che pure abbiamo battaglie radicali. Le battaglie radicali a me paiono oggi assolutamente indispensabili alla mia ricostruzione. Cioè, se io devo riprendere il cammino, nel mio bagaglio vorrei mettere insieme a ciò che di meglio c'è nella mia tradizione, rivisitata criticamente, ciò che viene portato da ciò che io considero più dialogante con me della tradizione liberale, come da quella cattolica. Io penso, cioè, che le tre grandi culture, eredi del Novecento politico, sono chiamate a rimescolarsi e andare oltre il dialogo, proprio a accettare una contaminazione, perché abbiamo subito una sottrazione di capacità di premonizione del futuro. E in questo senso i vinti giusti sono uno sguardo sul futuro, perché hanno perso nel loro tempo, ma ciò che hanno guardato merita di essere riguardato. Bertinotti ha detto di sé, se mi chiedete chi sono, sono un sindacalista, un militante del movimento operaio. Come se la passa il sindacato in questo momento? Mi verrebbe da chiedere con cattiveria chi fa meglio sindacato con il governo Renzi? Renzi. Landini o Renzi. Camusa? Renzi. Renzi. Renzi dà 80 euro ai lavoratori poveri, al sindacato no, è che c'è un qualcosa. No, è che adesso al di là delle battute, siccome tu hai detto cosa sono,
sono un sindacalista, è vero, se uno mi chiede, diciamo, alla fine della mia esperienza, poi di un solo termine per definirti, dico sindacalista, non c'è dubbio. Ma proprio perciò alla tua domanda mi verrebbe da rispondere come nella battuta tragica ma grande di un film che molti di voi conoscono, Il Sospetto, di Cito Maselli, in cui si racconta di questo comunista che viene chiamato alla militanza attiva fuori dalla clandestinità perché c'è una svolta nel Partito Comunista e vengono richiamati anche i compagni che o erano fuoriusciti o che stavano in condizioni scoperte, perché il fascismo sarebbe stato prossimo alla crisi. La cosa naturalmente non avviene, è una vera strage, vengono presi centinaia, forse migliaia di quadri comunisti che finiscono nelle carceri dei fascisti. E cioè uno di questi comunisti viene preso dalla polizia fascista e viene interrogato. E chi lo interroga gli fa capire che in realtà lo hanno preso perché i suoi compagni non è che l'hanno tradito, ma insomma gli hanno fatto credere quello che non era. E perciò è caduto, diciamo, nella rete della polizia fascista. E continua con con domande sempre più pressanti, in cui vorrebbe fargli, come dire, esprimere attraverso l'angoscia di questa riflessione critica sul mondo a cui appartiene, nel quale la causa vale di più dell'individuo, il prigioniero si ferma un momento e all'ennesima domanda risponde: sono un militante del Partito Comunista Italiano e non ho nient'altro da dichiarare. Cioè chiude la partita con una dichiarazione di identità. E a me, che non ho, diciamo, questa cifra drammatica, mi verrebbe da risponderti, caro direttore, sono un sindacalista e non ho nient'altro da dichiarare. Perché parlare del sindacato è per me davvero molto faticoso. Ma allora provo a dirlo lo stesso per lealtà, insomma, di chi mi ascolta. Io penso che il sindacato in Italia, dove è stato grande, il sindacato in Italia è stato grande, ha subito una mutazione genetica ed è diventato sostanzialmente, lo dico con molto rispetto per i militanti, perché ne ho troppo davvero, per chiunque faccia un'attività per difendere i lavoratori, bene o male che sia, merita tutto il mio rispetto, però è diventato un pezzo dello Stato sociale. Il sindacato da 20 anni ormai ha smesso di avere una capacità rivendicativa autonoma. La concertazione è proprio questo, no? La concertazione è il modo attraverso il quale il sindacato si siede a un tavolo insieme al governo e agli imprenditori e, come dice la parola stessa, concerta. Allora, dice, ma io ho concertato nel bene dei lavoratori. Proviamo a vedere. Nel 1975, cioè quando il sindacato era un sindacato considerato, diciamo, un sindacato di lotta sociale, no? Il sindacato dei consigli, il sindacato delle grandi lotte operaie studentesche, quel sindacato aveva guadagnato anche con degli strumenti che i più giovani di voi non conoscono, quali la scala mobile, cioè uno strumento che consentiva l'aumento dei salari automaticamente come derivata dall'aumento dell'inflazione, cioè riparava i salari e gli stipendi dalla vendetta dell'inflazione. Gli stipendi italiani e i salari italiani nel 1975, cioè 40 anni fa, erano i più alti d'Europa. Mi sembrerà sorprendente, ma erano più alti della Germania. Un operaio di Mirafiori prendeva di più di un operaio della Volkswagen. E la Fiat faceva 2 milioni di automobili, però. Non è che
siccome prendevano un salario decente, allora era in fallimento. No, è in fallimento quando ne prendono pochi di soldi, quando ne prendevano, insomma, decenti, 2 milioni di automobili nel 75. Oggi sono tra i più bassi d'Europa. Beh, qualcosa non ha funzionato. Evidentemente qualcosa non ha funzionato. Che cosa non ha funzionato? Secondo me proprio qualcosa nel fondo non ha funzionato. Che il sindacato ha progressivamente di avere, scusate se insisto, di avere un punto di vista autonomo sulla economia e sul lavoro. Certo che le mutazioni che ha subito il lavoro sono tantissime, ma tu non hai colto quello che stava cambiando per costruire una forma di difesa adeguata. No, semplicemente ti sei chiuso dentro un orizzonte che era quello quello che passa il convento, di prendere quello che passa il convento, di scegliere sempre il male minore. Allora devi eliminare la scala mobile perché altrimenti alimenta l'inflazione, tu progressivamente te ne esci. E poi devi ridurre le protezioni dello statuto dei diritti dei lavoratori, allora progressi. E questo è il punto drammatico, la mia critica maggiore è questa: tu hai scambiato la mancata difesa degli interessi materiali dei lavoratori con un riconoscimento crescente del tuo ruolo istituzionale. Cioè tu hai fatto meno contratti e sei andato più volte a Palazzo Chigi. E naturalmente eri molto riconosciuto in questo ruolo, fin tanto che arriva un signore come Renzi che ti cancella e tu non hai più le armi per difenderti, perché nel frattempo sono i lavoratori che non ti riconoscono più come prima. E tu avresti dovuto rinunciare tu al 50% del sovrappiù di permessi sindacali nel pubblico impiego, non fartelo imporre. Avresti dovuto tu cambiare il rapporto tra il funzionariato e i lavoratori. Avresti dovuto tu aprire la pista di un collegamento con i lavoratori precari, va bene? Invece che accettare la moltiplicazione dei contratti di assunzione fino a che diventano un 40-45 contratti e i contratti a tempo determinato diventano la regola. Allora un sindacato così è un sindacato disarmato, e un sindacato disarmato è un sindacato che prima o poi si fa irretire in una rete, appunto, in cui scambi. Posso dire una cattiveria? Sì. Insomma, di fronte al dimezzamento dei distacchi non c'è stata una rivolta, ma no. Non è che è perché poi l'importante sia tenere ferme le categorie del patronato e dei CAF. Ma non ci può essere, perché se qui c'è qualcuno, qualche del pubblico impiego, sa che la diffusione dei permessi sindacali è stata vissuta con fastidio dai lavoratori. Perché quando tu ne hai uno che ti rappresenta va bene, ma se sono due, poi cinque, poi dieci, cioè, tra i lavoratori più sul posto la di lavoro e che costruiscono una burocrazia parallela, quando te li toglie, non li toglie a te lavoratore, li toglie a loro, che sono un'entità che non ti appartiene, capisci? Quindi era indifendibile. Una volta che dà il colpo di maglio è indifendibile. Se avessero attaccato i delegati di una fabbrica metalmeccanica, chimica o tessile negli anni 70, ci sarebbe stata una lotta radicalissima, perché quello lo sentiva come proprio diretto rappresentante, sapeva che era legata anche alla sua presenza, alla possibilità di far valere un elemento di potere. E questo no. E questo parla della mutazione. Però, per non essere ingenerosi, anzi, peggio, questa mutazione riguarda tutti i soggetti sociali e politici del paese. Cioè noi abbiamo avuto veramente, quando si parla di crisi della democrazia non è solo una questione istituzionale, è una questione che tocca la natura dei soggetti. Noi oggi abbiamo quella che Derrida chiama i corpi intermedi della società, che sono sostanzialmente delle sovrastrutture burocratiche che non hanno un'alimentazione vitale con i corpi sociali che vivono la vita quotidiana. Io, diciamo, possiamo avviarci e cominciare ad avviarci alla conclusione, però avviarci, perché il tema che sottopongo adesso è quanto mai importante e drammatico. Abbiamo visto il ministro degli interni italiano Angelino Alfano andare a Bruxelles trionfante, dire che Mare Nostrum,
finisce, ci sarà Frontex Plus o Plus, a seconda delle pronunce. Poi ci spiegano osservatori, commentatori di diverso orientamento, ma di uguale onestà intellettuale, che in realtà l'Europa insomma, non è disponibile, non è disposta a farsi carico di quel che l'Italia, di cui si è fatto carico l'Italia sulla forza della disperazione, ancora il Papa di mezzo, perché è stato il Papa a gridare in quel modo a Lampedusa, e che adesso, se abbiamo salvato con questa operazione 100.000 vite, fra qualche settimana barra qualche mese non sarà più così. Che succede? Che Europa è questa? Ancora una volta. È un'Europa, secondo me, cinica e stupida. Stupida perché ci sono delle cose che non si possono fare. Tu puoi appunto, il cinismo ti consente di dirle, ma poi le relazioni reali non ti consentono di farle. Io voglio vedere che di fronte non alla ipotesi che ci sia un naufragio di disperati che muoiono in acqua, ma al fatto che avvenga, che tu non li salvi. Voglio vederti in faccia farlo. Voglio vederti in faccia in un'Europa in cui c'è questo pontificato, in un'Europa in cui c'è un tessuto di umanità come quello che abbiamo visto all'opera più volte, e in un panorama di guerra come quello che sta accadendo. Cioè, io davvero, ci sono delle cose che uno non si capacita. Cioè, o tu davvero sei capace di isolarti a tal punto che stai a Todi piuttosto che a Ischia e fai finta di non vedere quello che ti succede attorno, salvo poi che magari esplodi in un altro dinamitardo che non sai capire da dove viene, oppure ti devi pure rendere conto che davvero, di nuovo il Papa, mi scuso per la citazione, però è l'unico che dice delle cose che si possono citare, parla di terza guerra mondiale, non nel senso che gli è stato rimproverato come se fosse la prosecuzione della seconda, no? Con due grandi o tre contendenti, no, ma per il carattere endemico delle guerre che si producono. Ora, la ferocia e la violenza che vediamo era inimmaginabile qualche decennio fa. Davvero, c'è qualcuno di noi che avrebbe immaginato 10 anni fa di vedere la televisione sgozzare una persona? C'è qualcuno che l'avrebbe pensato? Io no. Cioè, la mia generazione è cresciuta con l'idea che tanti conflitti ci potevano essere, la Corea, il Vietnam, le guerre di liberazione contro il colonialismo, ma mai che ci potesse essere la reinsorgenza di guerre di religione. Noi pensavamo davvero, scusate, il Concilio Vaticano II, ma io appunto ho 74 anni, ho vissuto pienamente, da non credente, ma con grande coinvolgimento e passione, il Concilio Vaticano II. Che cosa è stata in termini di speranza, di apertura, di dialogo, di rapporto tra le fedi e le religioni, di possibilità di credere fratello e sorella, quello che l'ebreo come l'islamico, come il non credente, le parole straordinarie di Giovanni XXIII, no? Uomini di buona volontà. Per cui pensavamo proprio che l'idea del conflitto di religione fosse finito. E noi oggi ci troviamo in conflitti inauditi, con degli atti di ferocia contro il diversamente credente, impensabili, in scontri interni tra diverse correnti di religioni, e tutto questo che si impasta con conflitti etnici, politici, con lunghe maniche attraverso anche di potere, vero? Paesi, eh? Anche di potere, anche di potere, terribile, appunto. Allora, in una condizione, e questo sta, diciamo, attorno al Mediterraneo. Ma come fa uno a immaginare che questo rimanga senza conseguenze? Tutta questa tragedia e tu sei qui tranquillo che dici, ma vado a prendere il caffè. Vabbè, ma come fai a pensare di cavartela così? Per cui il fenomeno dell'emigrazione, e per noi della immigrazione, è il fenomeno indotto da un cataclismo mondiale. Ma come lo fermi? È come svuotare il mare con un cucchiaino. Come fai? Gli Stati Uniti d'America, che sono gli Stati Uniti d'America, e che hanno una barriera fisica che è il territorio, non riescono ad arginare, non sono riusciti ad arginare il flusso
che dal Messico arrivava agli Stati Uniti d'America, tanto che adesso, come sappiamo tutti, nella maggior parte degli stati del sud la lingua prevalente è lo spagnolo, o mi sbaglio? Malgrado un muro. Malgrado un muro che c'è, anche il capo di scavalcare, quando sei preso dalla disperazione, dalla fame, figurati se ti ferma il muro. Ma noi abbiamo presente che cosa toccava alle famiglie migranti italiane dell'inizio del secolo scorso quando muovevano verso luoghi sconosciuti degli Stati Uniti d'America, non conoscendo neppure l'italiano altro che l'inglese? Che cosa poteva essere quello che ti portava là? Qui è ancora peggio, perché il dislivello è ancora cresciuto. Quindi io dico semplicemente che non è una questione umanitaria, è una questione realistica. L'Europa o si attrezza a organizzare forme di convivenza immaginando di poter in qualche modo influenzare un processo che è più grande di noi, oppure si troverà invasa. Ma insomma, adesso fino a qualche anno fa questa discussione era difficile, ma adesso purtroppo concettualmente è facile. Quando tu c'hai persone che vengono reclutate a Londra per la jihad, vuol dire che ce l'hai addosso questo fenomeno. Come te la cavi se non immagini una nuova forma di convivenza civile mentre vivi nella tragedia? Ma vuoi ripensare il Mediterraneo? Qui sì, davvero come mare nostro, ma come mare, luogo di civiltà, di dialogo, di attraversamento, di nuova civiltà, di nuovo modello di sviluppo. Ecco la politica della profezia. La politica della profezia è che tu pensi a che modificherai il tuo cosa fare, cosa produrre, dove produrre, per chi produrre, sulla base del rapporto con questi nuovi popoli emergenti. Ma te da dove vai? Ti chiudi in una fortezza europea e fai la guerra. Cioè sarà una guerra interna, perché non è che ti dichiara guerra a nessuno, soltanto che nasceranno dal tuo interno delle forme di guerriglia interna, distruttiva, perché non sarà neanche una guerra, come dire, di possesso, ma è una guerra per la distruzione dell'altro. La ferocia si accanisce contro l'altro, quindi contro una persona, neanche contro le cose. Non è che fa saltare le torri gemelle, fa saltare te. Sgozza te. Allora io trovo che discutere di questo con questi ragionamenti, non dico quelli terribili contro gli immigrati, ma quelli cinici, come se fossimo in grado di decidere quanto vengono, dove vanno. Ma di cosa stiamo parlando? Sì, andare, diciamo, uno dei primi vertici dell'Unione Europea da presidente, da paese che guida il semestre, e con questa coccarda, quella cioè di mollare un'operazione del genere per conquistare, qualcuno dice, la guida della politica estera, rischia di essere... No, ma è tutto così, però, vedi, direttore, è tutto così. La politica, ma non... Tolgo Renzi, che è la manifestazione di questa politica, non tolgo di mezzo perché sennò sembra una discussione antipatica, no. Ma la politica, questo che vi sto cercando di dire, naturalmente è solo la mia opinione, è, prima di essere condivisibile o no, è del tutto inadeguata ad affrontare i processi del nostro tempo. Cioè, poi uno può piacere una cosa piuttosto che l'altra, ma la politica è sottodimensionata rispetto a quello che sta accadendo. Cioè si occupa di cose che non hanno nessuna o poca influenza sui processi storici reali. Questa è la cosa tragica. Cioè la politica è stata grande, anche terribile, ma grande nel Novecento, ma anche nel secondo dopoguerra. Cioè, insomma, adesso potete ben capire che non è che posso scrivere un inno alla Democrazia Cristiana. Ma l'Italia, uscita dalla guerra, diventa in 15 anni la quinta potenza industriale del mondo. È lo stesso paese di oggi, geograficamente e quantitativamente. Diventa uno dei primi 5 paesi industriali del mondo. Mettiamo insieme nel periodo della nascita del neocapitalismo industrie di punta in quasi tutti i settori. Come molti di voi sanno, facciamo il primissimil computer del mondo, che non avviene nella Silicon Valley, ma avviene a Ivrea, il primo calcolatore automatico.
prima che fosse venduto alla General Electric. Abbiamo 3 premi Nobel all'Istituto Donegani e inventano il nylon 6-6, la chimica fine. Diventiamo, diciamo, produttori, inventiamo, magari non è un grande merito, ma inventiamo la plastica e diventiamo uno dei primi 5 paesi del mondo. Perché? Perché c'era una visione. Mille ragioni è una, ma c'era una visione. C'era qualcuno che diceva a Mattei, che prende uno scarabocchio che si chiama Eni e che dovrebbe chiudere perché è una cosa totalmente inconsistente, va bene, e quella cosa lì diventa un elemento che sfida le 7 sorelle per il petrolio e diventa una delle più grandi potenze del mondo. E l'IRI, che veniva dalla Beneduce del periodo fascista, costruisce una realtà come quella delle produzioni siderurgiche, meccaniche e della meccanica fine, che costruisce dei modelli di organizzazione del lavoro che vanno in Europa. Ma c'era un'idea che appunto si giocava una partita e se dovevi fare l'industria pubblica, facevi l'industria pubblica e non ti facevi spaventare dal fatto che ti potessero dire che quello era fuori dal mercato. Perché? Perché avevi deciso, tu, politica, che mettevi degli assi strategici al riparo dal mercato, investivi e tentavi la tua strada, ci provavi. Ecco, quella è una visione. E quando hai pensato che bisognava mandare avanti finalmente i figli dei contadini e degli operai, hai fatto una riforma della scuola non per risolvere il problema dei precari dell'insegnamento, ma per consentire l'accesso alle scuole superiori ai figli degli operai e degli studenti, e avevi le medie che erano divise in medie, avviamento e commerciali, le ultime due non consentivano l'accesso alle medie superiori, hai unificato e hai consentito a tutti l'accesso alle superiori. E per la prima volta, lo sapete, i figli degli operai in Italia sono andati all'università, dove non ci torneranno più, ma ci sono andati. Questo è il punto. La politica era legata a una visione e il conflitto sociale la alimentava. Ma se tu invece pensi che l'unica cosa che devi fare e che puoi fare è, come dice Draghi, fare delle riforme di struttura affinché tu possa avere un prolungamento della possibilità di raggiungimento della riduzione richiesta del deficit, ma sa, i ragionieri ragionano così, no? I ragionieri di un tempo, ma la politica no, non può essere imprigionata in questo schema, perché altrimenti tutto ne viene conseguenza. E tutto è privato di un'autonomia progettuale. E questa cosa ricade a cascata e per questo non c'è bisogno di partiti. Cosa servono i partiti? Se questo è lo schema, a cosa serve un partito? Basta un comitato elettorale. Quando avvengono le elezioni si sceglie chi devi mettere in lista. Fine dell'attività. Fino alle prossime elezioni. Perché tanto quello che si deve decidere si decide altrove. Come disse Draghi cinicamente quando ci fu la crisi del governo Monti e subito dopo che ci fu quella che si chiama turbolenza del mercato, questi mercati sono ogni tanto si innervosiscono, il mercato si è innervosito e Draghi ha detto, calmando il mercato, ha preso la parola e ha detto: calmi, se non c'è un governo innestiamo il pilota automatico. Il problema c'è. Cioè l'irrilevanza della politica. Ha detto, la politica è irrilevante. Questo ha detto. Allora, capisci, io questo penso, direttore. Cioè penso che la prima cosa che bisognerebbe provare a fare è a riconquistare l'autonomia della politica. Poi tu sei di destra, lui è di sinistra, sono di centro. Cioè io penso che bisogna fare il mondo così e tu cos'ha. Ma prima va riguadagnata questa scena, perché se non viene riguadagnata questa scena siamo tutti muti. E sotto questo aspetto, insomma, si capisce il pessimismo. Però
forti di una lezione che abbiamo appreso al termine di questa conversazione, cioè che i vinti giusti non sono mai vinti per sempre, definitivamente. Grazie davvero a Fausto Bertinotti. Grazie a voi, grazie molto. Grazie a voi, grazie che ci avete seguito. Grazie della vostra pazienza. E al sindaco che ci ha ospitato, grazie, in questa meravigliosa città. Grazie a voi, grazie direttore, grazie presidente. Troppo gentile, grazie.